Ah, c'è anche il fumo. Eccoci, era una tazza di caffè e la sigla di Non vedo l'ora. Benvenuti, ben ritrovati. Questa sera parliamo di sostegno alle imprese e attrazione degli investimenti. Lo faremo con Dimitri De Vita, benvenuto, Grazie. consigliere delegato alle attività produttive e sviluppo economico della città metropolitana di Torino. Esatto. Lo dirò solo una volta, tutto completo. Da adesso in poi, assessore De Vita. D'accordo. Benvenuto. Grazie. Allora, noi parliamo questa sera di una misura, no? A sostegno delle imprese, di reindustrializzazione di zone che hanno visto le industrie sparire, i fabbricati svuotarsi. E ci sono, è importantissima questo bando, questa misura, perché ci sono dei soldi. La misura si chiama Top Edge. Nascita, sostegno e recupero sono le tre parole chiave sulle quali lei, assessore, si sta muovendo. Da dove partiamo? Partiamo dal fatto che la città metropolitana, alla quale è deputato il coordinamento e la promozione dello sviluppo economico di tutta la ex provincia, ha un tridente operativo nel quale questo bando rientra a pieno titolo. Noi abbiamo, nell'ambito della conurbazione metropolitana e soprattutto per quello che riguarda la prima cintura torinese, un abbandono, una dismissione delle attività produttive e quindi di siti che per la verità andrebbero recuperati. Poi per altri invece abbiamo una sorta di contrazione che si è avuta negli anni relativa proprio alla capacità di investire da parte delle imprese su questi territori, che poi corrispondono agli 11 comuni che circondano Torino. Infatti questa misura della quale oggi parliamo e io sulla quale solamente mi concentro perché poi ne avremo anche altre, però questa qui è deputata esclusivamente sulle città di Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, poi abbiamo San Rivoli. Mauro, Rivoli, Settimo e Venaria. Allora, noi nell'ambito di queste realtà territoriali abbiamo verificato nel corso degli anni, perché parlare di crisi, in una crisi che si è sviluppata dal 2008 e che a oggi vede circa 1 milione di metri quadri di superficie ex industriale abbandonata, ci pone un grosso problema. Quindi la nostra funzione fondamentale è quella non solo di sostenere chi effettivamente fa impresa sul nostro territorio, ma soprattutto chi ha voglia di venire ad investire. Ed è per questo che io sono partito con questo bando nell'ambito del recupero e della rigenerazione delle nostre periferie per attirare investimenti, per finanziare chi invece già agisce su questi territori e soprattutto perché questi finanziamenti che portino quindi all'acquisto, io mi auguro in gran parte di innovazione da parte delle aziende, ma poi va bene anche per altro, che poi adesso poi entrerò nello specifico su quelle che sono le spese che noi finanziamo e in che misura le finanziamo. L'obiettivo è che chiaramente per ogni tot di contributo che la città metropolitana va a dare ci sia almeno l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente che venga tenuto come dipendente e come tale non venga licenziato per almeno 3 anni da quando abbiamo terminato l'investimento. Quindi questo è importante perché, che è poi la parte che ci interessa di più, si creano dei posti di lavoro. Esatto, noi abbiamo collegato in maniera indissolubile il finanziamento per quanto concerne le imprese che insistono sui territori ai quali facevo riferimento poc'anzi all'assunzione di personale. Perché? Perché accanto alla deindustrializzazione noi vogliamo combattere questa recessione occupazionale che abbiamo vissuto nel territorio provinciale di Torino. Questa cosiddetta desertificazione industriale o segregazione occupazionale, che sono parole che fanno paura anche soltanto a pronunciarle, inizia finalmente a essere sotto la lente, no? Degli enti. Sì, la città metropolitana per la verità si muove, come ho detto prima, con un tridente. È vero che oggi parliamo di top page, però noi abbiamo altre misure che nascono nel Dipartimento dello Sviluppo Economico e nel Servizio di Attività Produttive della città metropolitana che mira a sostenere oggi soprattutto le micro e piccole imprese che fanno innovazione, perché anzitutto chi oggi non si innova è destinato a perire nei prossimi anni. E questa è una cosa che soprattutto le piccole e micro aziende a carattere familiare devono riuscire a recepire. Su questo tasto noi siamo particolarmente impegnati, usciremo con una misura alla fine dell'anno o al massimo per inizio dell'anno 21 con Innometro,
come vede, compare il termine metro come città metropolitana per una questione di marketing e per far capire comunque all'imprenditoria, soprattutto alla micro e alla piccola, che siamo impegnati su questo tessuto, anche perché se guardiamo la realtà imprenditoriale, il 98% delle imprese che oggi insistono sulla nostra conurbazione è rappresentato da micro e piccole imprese. Quel restante 2% sono le grandi imprese, però l'occupazione per il 52% invece ricade sulle micro e piccole. Sì. Ed è ovvio che se le grandi hanno più facilità di accedere ai processi innovativi, lo stesso non accade per le micro e piccole. Noi abbiamo visto dei bandi, per esempio, fatti da enti pubblici, dove c'è un ingresso, dove c'è un accesso minimo particolarmente elevato, che non permette alle micro e piccole di accedervi e quindi di essere finanziate per le loro attività. Torniamo su Top Page, che è la cosa più importante per la quale lei oggi mi ha invitato. Allora, Top Page cosa fa? Noi oggi parliamo a tutti quelli che già hanno una propria attività imprenditoriale sui comuni ai quali ho fatto riferimento adesso. Che dopo ricorderemo, certamente. E su quelli che invece hanno, per esempio, intenzione di venire ad investire su questi territori. Noi finanziamo a fondo perduto il 20% di tutta la loro spesa in attività immobiliare. Quando io parlo di immobiliari non parlo di edifici, parlo di beni, tutto quello che l'imprenditore iscrive nel registro cespiti, quindi tutto ciò che fa parte del patrimonio dell'azienda. Però io devo sottostare ad un limite che mi è imposto dalla Comunità Europea. Io non posso finanziarti a fondo perduto più di 200.000 euro. Questi 200.000 euro rappresenteranno poi il massimo di finanziamento che io posso andare a dare per ogni singola azienda. Cosa vuol dire? Nella sostanza, tu hai una spesa da fare di investimento, qualunque esso sia, che vai ad iscrivere tra i beni della tua azienda. Io vengo a finanziarti a fondo perduto il 20% di tutta la tua spesa, con un limite massimo che mi è imposto dalla Comunità Europea di 200.000 euro. Fai questo investimento, per ogni 5.000 euro che io ti vengo a dare, tu però mi devi assumere a tempo indeterminato e mantenere nella tua azienda questo dipendente di cui hai bisogno per almeno tutto il tempo e la durata dell'investimento che farai, che non può essere comunque inferiore a 3 anni, diciamocelo certo. Francamente. Quindi leghiamo il finanziamento all'assunzione di personale. So che la dotazione finanziaria complessiva di questa iniziativa per il 2018-19-20 era, perché credo che qualcosa sia certo. Già uscito, 2.500.000 euro. Quanti ne sono rimasti? La metà, esattamente la metà. Noi abbiamo speso ad oggi, fortunatamente abbiamo finanziato 1.250.000. Ricordiamo che queste qui, è chiaro che non posso pretendere che i telespettatori sappiano cosa sia un bilancio certo. Di ente pubblico, però va da sé che io questi soldi, per poterli dare, li devo spendere entro il 31 dicembre. Così come entro il 15 ottobre io devo ricevere le domande da parte delle imprese, sia da quelle che già insistono su quei territori che da quelle che hanno intenzione invece di fare delle attività e spostarsi con la sede operativa in quei comuni. L'obiettivo è chiaramente di avere questo impegno di spesa da parte degli imprenditori, che io mi auguro nella maniera più assoluta siano soprattutto micro e piccoli, che poi assumano chiaramente personale e che lo facciano nei tempi che sono previsti dal bando. E quindi chiaramente avranno un tempo di 3 anni, quindi si arriva fino al 30 settembre, mi pare, del 2024, per poi spendere e avere diritto a tutti i contributi che noi abbiamo messo a bilancio. La cosa importante qual è? Questi 5.000 possono essere poi aumentati a 6.000 di contributo laddove tu mi assumi uno svantaggiato, che può essere per esempio una persona ultracinquantenne o uno che ha perso il lavoro o uno iscritto ai centri per l'impiego. L'importante è mantenere il personale che tu assumi, non c'è un limite al tipo di persona che tu hai ad assumere, può essere anche un familiare però certo. Ecco. Non è che devi necessariamente accedere a determinate liste, va da sé che se per assurdo dovesse poi dimettersi il dipendente, io immagino che tu ne abbia bisogno, quindi a questo punto lo vai a sostituire con un altro, quindi certo. Non perdi il diritto al contributo che io ho messo a bilancio. Non è l'unica misura, mi fermo e mi fossilizzo su questa proprio perché l'obiettivo è quello di andare ad incentivare la presenza e però soprattutto la capacità di investire su questi territori che sono quelli che hanno patito di più a livello della provincia di Torino quella che è stata la recessione, questa segregazione occupazionale della quale
Queste erano le cosiddette barriere operaie, no? Quella, esatto, la esatto. Prima cintura torinese, esatto. Dove c'era tutto l'indotto Fiat, sì, no? Anche per certo. Intenderci, che poi sono svuotati questi capannoni, sì. Quasi improvvisamente. Sui capannoni abbiamo un'altra misura. Ah, allora, però quella la affrontiamo dopo la pubblicità. Vabbè. Facciamoci ancora due chiacchiere su questo. Quindi non a caso avete scelto proprio quella zona che ha patito di più. Esatto. Che si è popolata negli anni 50. Poi rimasta popolosa, però il lavoro scarseggia. È proprio così. Il lavoro scarseggia, abbiamo la consapevolezza che chi crea lavoro e chi supporta sul piano fiscale, ma anche sul piano socio-economico, la nostra territorialità è il mondo della micro e piccola impresa. Non dobbiamo nasconderci. A livello nazionale, a livello statale, molte volte anche a livello regionale, ci sono grossi investimenti sulla grande impresa, d'accordo, è giusto che questo accada perché quando una grande impresa va in crisi il colpo è importante, lo stiamo vedendo di recente anche con quello che sta succedendo con l'Embraco e quindi con altre realtà produttive del nostro territorio. Però si sappia che la spina dorsale dello sviluppo socio-economico del nostro territorio è ancora in mano alla micro e piccola impresa. Allora, io direi, ci siamo quasi con la pubblicità, ci prepariamo a fermarci così poi non la devo interrompere. Assessore, allora, vi ricordo che intanto potete scriverci, se volete, a nonvedolora@gdp.it. Detto questo ci fermiamo per una breve interruzione pubblicitaria, restate con noi, torniamo subito dopo. Molto bene, rieccoci insieme con la seconda parte di Non vedo l'ora. Allora, eravamo arrivati alle zone attorno a Torino, dove insomma le industrie si sono svuotate, i capannoni, ma lì volevamo arrivarci dopo. Ma un dato che mi è saltato all'occhio preparando questa trasmissione era quella che c'era un dato 2000-2013, 13 anni in cui l'Italia è cresciuta meno della Grecia, il paese che è cresciuto meno. Continua questo trend? Il trend continua, però c'è da fare anche una considerazione. La Grecia aveva più da crescere rispetto a noi, nel senso che le potenzialità che non erano mai state sviluppate in un paese come la Grecia, adesso con l'intervento dell'Europa sono state finalmente messe in campo. Noi comunque siamo un paese, soprattutto il nord-ovest ha una sua connotazione e una sua cultura imprenditoriale abbastanza forte. Peraltro rispetto al nord-est abbiamo un deficit nella nostra capacità di volgerci verso l'innovazione che per esempio nel nostro ambito invece è più sviluppata a Milano. Noi sotto certi aspetti patiamo la vicinanza con Milano. L'innovazione per esempio cerca di stabilirsi più a Milano che a Torino, però anche adesso Torino si sta muovendo e sta cercando comunque di attrarre capacità innovative sul nostro territorio. Del resto non dimentichiamo, noi siamo azionisti come città metropolitana, come ente pubblico di due incubatori universitari che accolgono al loro interno delle start-up innovative che poi possano riflettere la loro attività sul nostro territorio. Di quei 2.500.000 euro che c'erano all'inizio del progetto, lei magari nella sua testa si era fatto l'idea che oggi li avrebbe già spesi tutti? Allora, io spero. O le sarebbe piaciuto già averli spesi tutti? Io avrei sperato di averli già spesi tutti, anche immagino. Perché al 31 dicembre, oltre il 31 dicembre non posso più impegnarli. Lo di oggi è anche un appello a far conoscere il bando a chi non lo conosce. Allora, intanto io farò delle serate informative nelle prossime sere, a partire dalla settimana prossima, nei comuni e quindi proprio nelle sedi comunali, i palazzi municipali dei territori ai quali abbiamo fatto riferimento prima. Se vogliamo ripeterli, sono Benasco, sono Borgaro, sono Collegno, Grugliasco, poi c'è Moncalieri. C'è Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo e Torinese e Benaria. Quindi io farò degli incontri proprio per sollecitare non solo il mondo della politica chiaramente a pubblicizzare sul territorio questa possibilità, ma soprattutto mi aspetto degli imprenditori che possano approfittare di tutto questo, non solo per assumere del personale, che non naturalmente deve servire per quella che è la loro attività, ma soprattutto per aiutare a spendere quello che io ho messo a bilancio. Ci sono ancora tante, visto che il tessuto produttivo vero è quello delle piccole e medie imprese, che non riescono ad arrivare ad accedere a questo tipo di informazioni? Cioè l'ente è ancora distante, non dico nascosto, perché poi alla fine non vi nascondete, ma la città metropolitana riesce a
uscire fuori? Noi siamo, allora, il punto è, noi abbiamo subito una trasformazione almeno terminologica di quello, sì, di quello che è il nostro, di quello che è il nostro ente, però anche nella sostanza. Noi eravamo la provincia di Torino, oggi siamo la città metropolitana, è vero che siamo dovremmo essere il coordinatore, l'ente che coordina tutta la promozione sul territorio per quanto concerne lo sviluppo socio-economico, però è chiaro che fatichiamo oggi a distinguerci da quello che nell'immaginario era la provincia di Torino, che nella sostanza si occupava soprattutto di strade, ambiente e scuole. Oggi un'attività fondamentale è proprio quella lì, nella quale stiamo impegnando gran parte delle nostre risorse. Abbiamo questo bando sul quale crediamo moltissimo, così come lo affianchiamo ad altre attività che per noi sono complementari a tutto, perché nel momento in cui io vedo che sul nostro territorio abbiamo negli anni consumato comunque del verde per costruire, sappiamo benissimo che ci sono grosse difficoltà per quanto concerne la bonifica di questi territori laddove si voglia fare della nuova imprenditoria e laddove si voglia investire in quello che si è abbandonato da altri. Io mi riferisco soprattutto all'ex indotto Fiat, ma non solo. In termini manifatturieri noi abbiamo perso tantissimo, però comunque resta una gran parte della nostra attività. Ed oggi abbiamo questi io penso che abbiamo quasi 1 milione di metri quadri di superficie dismessa. Io parlo di superficie fondiaria, non solo di quella coperta, quindi superficie generale, che è in disuso. Io, anziché andare a costruire su terreni coltivabili o comunque sia vergini, che andrebbero poi persi per sempre, tanto vale recuperare questi fantasmi periurbani che abbiamo, non solo da un punto di vista quindi di compliance per quanto concerne la bellezza e il rispetto nei confronti dell'ambiente, ma anche per una questione di prospettiva per il futuro e per quello che noi abbiamo sul territorio e abbiamo abbandonato. Per cui a fianco a questa iniziativa segue di pari passo un'attività che si chiama 30 metro, nella quale noi abbiamo creato una piattaforma geolocalizzata sulla quale oggi chiunque può andare sul sito, basta scrivere 30 metro su Google, città metropolitana di Torino, si trova questa piattaforma referenziata, georeferenziata, sulla quale ci sono tutte le caratteristiche di questi siti, con il valore immobiliare, con le caratteristiche che le legano a particolari hub logistici del nostro territorio e che li rendono appetibili per quanto riguarda nuovi investimenti. In prospettiva anche di un investimento di carattere internazionale. Perché? Perché tra questi 130 siti che noi abbiamo identificato, che poi non riguardano solamente questi comuni ai quali mi riferivo prima, ma tutto il territorio metropolitano, quindi tutti i 312 comuni che corrispondono alla ex provincia ed oggi alla città metropolitana, sceglieremo, identificheremo le migliori 30, sicuramente appetibili sul piano economico e che possono essere foriori di investimenti stabili e duraturi sul nostro territorio e che poi possano soprattutto creare un nuovo indotto. Proprio per questo noi faremo un catalogo che promuoveremo a livello non solo nazionale, ma anche a livello internazionale. Pensi che questo catalogo sarà fatto in inglese, italiano, russo e cinese, proprio per promuovere questi siti dismessi di particolare appetibilità per le loro caratteristiche a livello mondiale. C'è qualcosa anche, questo lo ricordiamo, nome? 30 metro. 30 metro. 30 metro. Un po' uno scioglilingua. È uno scioglilingua, però esatto. C'è sempre il metro della città metropolitana. Per la nascita invece di nuove imprese? Sulla nascita di nuove imprese noi abbiamo un percorso che è caratteristico della provincia di Torino e quindi della città metropolitana, che si chiama MIP, si chiama Mettersi in Proprio. Noi cosa facciamo? Noi accompagniamo chi ha voglia di diventare imprenditore. Allora, noi abbiamo due tipi di imprenditori con i quali ci interfacciamo. C'è l'imprenditore che nasce tale per vocazione e quindi ha un'idea imprenditoriale in testa e vuole comunque realizzare il suo sogno. E in questo caso noi non facciamo altro che mettere gambe al suo sogno. In altre situazioni ci troviamo di fronte a persone qualificate che sono state rifiutate dal mondo del lavoro, che hanno acquisito una loro esperienza e che a questo punto decidono di mettersi in gioco.
L'errore che gran parte di loro fanno è che nel momento in cui si entra nel mondo del mercato con una propria attività imprenditoriale, si sfidano le regole del mercato. E questo è un grosso errore, perché non si conoscono le regole del mercato. Noi con un percorso di accompagnamento, di vero e proprio tutoraggio che noi paghiamo, chiaramente, non facciamo altro che accompagnare il neoimprenditore alla stesura di un business plan, che viene riconosciuto ormai a livello territoriale anche dalle banche, gli diamo tutto il supporto logistico di cui ha bisogno, dopodiché lo accompagniamo anche per i primi passi e per tutte le difficoltà di carattere burocratico, giuridico, amministrativo che lui avrà nel momento in cui nasce la propria impresa. Questo vale per tutti quelli che vogliono fare attività di impresa sul nostro territorio. Basta cercare, anche in questo caso, su internet, perché è semplicissimo, ormai ricorriamo tutti ad internet, la parola... Quindi basta uno smartphone? Basta uno smartphone, scrivere MIP, città metropolitana. MIP, mettersi in proprio. Tra l'altro in questo tridente racconta quanto la città metropolitana, un po' come una metafora della squadra di calcio, vada all'attacco della crisi, no? Questo è l'obiettivo finale, cioè attaccarlo da tutte le parti. Allora, è fuori discussione che per noi questa è un'attività fondamentale. Noi oggi iniziamo per la prima volta con delle voci precipue e finalizzate nel nostro bilancio come ente a tutte queste attività. Le dobbiamo necessariamente rafforzare perché altrimenti non avrebbe senso un ente come il nostro. Siamo particolarmente attenti a tutto quello che è il mondo dell'imprenditoria, soprattutto alle associazioni di categoria, lo dico francamente, oggi il maggior aiuto che noi abbiamo nella diffusione di quelle che sono le nostre iniziative ci derivano proprio dalle associazioni di categoria di piccoli imprenditori. Non voglio pubblicizzarla, ma per esempio la CNA di Torino ci viene incontro ed è sempre pronta a seguirci e a dirci un poco quali sarebbero le dritte e come muoverci, anche perché si sono resi conto della nostra consapevolezza. Così come è stata mia cura chiedere alla Regione, che comunque ha fatto degli altri bandi, di abbassare la soglia di accesso, perché non è possibile che un micro e piccolo imprenditore possa accedere a dei finanziamenti che abbiano una soglia di 200.000 euro. Certo, è un po' elevato. Allora, noi abbiamo delle soglie relativamente basse che sono da 500 euro fino a 200.000, quindi abbracciamo tutti. Così come faremo per l'innovazione. Vorrei chiedere, ma c'è poco tempo, invece il governo centrale vi segue in queste... Oppure vedo quando posa la pipa. No, cioè, va un'altra puntata, ci va. Ho solo un minuto. Ricapitoliamo il top edge. Sì. Nell'ultimo minuto. Però questo potrebbe essere l'incipit... Il governo centrale. Un'altra volta. Esatto. Io ci ho provato, ho buttato lì troppo tardi. Non è importante la parte politica del governo, ma... ma infatti non era politica. Però il governo centrale ha le sue colpe. Ha le sue colpe. Per top edge, torniamo lì, presentare domanda entro quando? La domanda deve essere presentata necessariamente entro il 15 ottobre. Entro il 15 ottobre, quindi... Per chi ci ascolta, per le imprese, sappiate che comunque in questo momento i finanziamenti e le risorse noi li abbiamo, per cui anche se avete degli amici imprenditori e chi abbia intenzione di investire sui nostri territori, che lo venga a fare. Lo venga a fare, ha la possibilità di assumere del personale che reputa più opportuno e soprattutto di avere diritto a quel 20% di contributo a fondo perduto che la città metropolitana metterà a disposizione. Grazie a Dimitri De Vita, consigliere delegato alle attività produttive e sviluppo economico della città metropolitana, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi per aver seguito ancora una volta, non vedo l'ora.